Ciao ragazze, allora queste qui sono una nuova creazione molto pazza e cominciamo come sempre con lo sglassare lunghe e stendere il bonder, il promotore di adesione. Infiliamo nel fornetto per circa 5 secondi e poi passiamo alla base. In questo caso ho scelto una base trasparente perché veniva ricoperta da un colore lunghe e quindi non mi serviva la base opaca. Stendiamo a circoli la nostra base, come ben sappiamo, senza lasciare zone con spazi vuoti. Bombiamo l'unghia fino a quanto ci serve, senza ingrossarla troppo. Lo stendiamo bene, possibilmente senza creare cunette, altrimenti dopo dovremo stare anche dietro a limarla e renderla liscia. Infiliamo nel fornetto e passiamo al colore. Questa qui è una mia miscela fatta da due tipi di fucsia più un rosso per risaltare di più il fucsia. Niente, lo stendiamo come uno smalto. Infiliamo nel fornetto e passiamo col nero, con il pennellino piccolo. Molti mi hanno chiesto che pennellino uso per le decorazioni. Questo è il famoso pennellino che uso ed è della Peggy Sage ed è il numero 02. Il codice non me lo ricordo, ve lo scrivo magari nell'info box. Comunque ha le setole molto piccole e sottili. E niente, vado a creare questa striscia. Poi dall'altra parte, contornando l'unghia, scendo e faccio una specie di French angolato. Bisogna essere molto 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 precisi e avere la mano ferma, però alla fine quello si prende con la pratica. Poi se si sa già disegnare di natura è ancora molto meglio. La cosa buona di questo pennellino è che nella parte posteriore presenta a forma di bastoncino d'arancio, quello che serve tipo spingicuticole. Io quello lo uso per andare più precisa con le linee. Se ad esempio ho tirato una linea un po' più grossa, con quello lì lo passo e le assottiglio. È molto preciso. Entriamo nel fornetto e passiamo al bianco. Con il marmorizzatore vado a tracciare delle palline a piacere nostro, sparse. E queste saranno praticamente i particolari delle ali delle farfalle. Infiliamo il fornetto e passiamo al gel finale. Allora, l'altra cosa molto importante che mi avete chiesto è che tipo di gel finale uso, se è un sigillante, se è abbastanza trasparente.
e caratteristiche di questo genere. Allora, il mio è un sigillante, un lucido e un top coat. Sono tre cose messe insieme in un gel ed è veramente favoloso. La cosa importante è che bisogna stenderlo molto bene, perché sì, è un semi automodellante, però bisogna lavorarlo. E per farlo diventare abbastanza lucido deve stare un bel po' nel fornetto. Posta dei 120 secondi normali per far asciugare un gel. Io lo faccio stare, lo faccio entrare nel fornetto per 3 volte dopo l'asciugatura normale e viene veramente lucido. Poi l'altra cosa molto importante è saperlo sgrassare bene, quindi bisogna starci un po' dietro su questo gel. E niente, le sigilliamo bene, entriamo nel fornetto. Queste sono le unghie, molto particolari, abbastanza eccentriche, però sono un bel lavoro, sono belle da vedere. Spero vi siano piaciute e spero di montarvi presso le vostre richieste. Un bacio ragazze, ciao!